Abbiamo in collegamento telefonico il nuovo sindaco della città di Tursi, Salvatore Cosma. Benvenuto. Saluto dal comune di Tursi. Siamo già operativi dal 1° di giugno, da quando diciamo ho ricevuto la proclamazione da primo cittadino. Siamo al lavoro per la riorganizzazione subito degli uffici, per dare un assetto ai dipendenti un po' più organizzato e più operativo. Abbiamo già avviato le opere che erano in cantiere, messi in cantiere dall'amministrazione precedente, come la messa in sicurezza del canale Pesco Grosso. Domani c'è la gara per quanto riguarda la messa in sicurezza del vecchio municipio, che sarà sede della fondazione. Sto facendo un progetto sulla viabilità e quindi un ampliamento del servizio di vigilanza per rendere più sicura la mia comunità. Sindaco, allora, in passato le opposizioni extraconsiliari, perché c'era un unico colore politico, no, in giunta e in maggioranza, si lamentavano del fatto che alcuni funzionari fungessero in realtà da politici. Oggi qualche funzionario si è dimesso, si è messo in stand-by, quindi ci sarà più, diciamo, potere in mano alla politica nelle scelte decisionali per il Paese? Più che dimesso, è finito il suo mandato, perché era collegato al mandato amministrativo e quindi diciamo in maniera molto regolare ha portato a termine il suo mandato. Questa amministrazione darà un senso diverso a quella che è la politica, nel senso che sarà un organo di indirizzo e di controllo e sarà operativa al 100% e si prenderà le dovute responsabilità, con l'affiancamento dei funzionari che avranno le loro responsabilità, che la Passanini, voglio dire, gli dà. Ma ci saranno anche nuove figure all'interno dell'organico? No, all'interno dell'organico è da subito operativa la figura dell'ingegnere Morisco, che oltre ad avere l'area tecnica ha preso in mano l'area amministrativa. Stiamo collaborando con gli altri comuni per avere dei servizi associati sempre in materia di spending review. E in questo momento particolare stiamo cercando di organizzare questo servizio associato con il comune di Montalbano, dove oggi sindaco è l'amico Marrese. Istituiremo anche finalmente l'ufficio del turismo, che sarà un ufficio preposto proprio a dialogare e a confrontarsi con chi vuole venire nella nostra comunità, oltre alle associazioni che daranno la disponibilità di mettersi in gioco. Bene, ci sarà anche un continuo dialogo con le opposizioni, no? Al fine di crescere. Sì, noi siamo aperti alla minoranza più che all'opposizione, per cercare di riportare Tursi ai livelli che merita. Bene, sindaco, cambiamo argomento, parliamo di politica. Lei in passato ha ricoperto ruoli anche dirigenziali in alcuni partiti di centrodestra. Oggi si sente orientato più verso un centro-sinistra moderato? Oggi sono orientato con la società civile, ho inteso fare una lista civica proprio per rappresentare il popolo. Poi chi avrà le idee giuste, hanno intenzione di migliorare il territorio, di confrontarsi col territorio e di avere il giusto dialogo, oggi non mi sento di appartenere a una classe politica, ma di appartenere al popolo.